Ciao Ale. Ciao ragazzi. Come stai? Da Dio. Io non so precisamente perché ti vogliano intervistare. A questo punto cedo la parola a John. Sono loro due gli artefici di tutta questa pazza cosa. Non so, noi da dirci delle cose ne abbiamo anche, però non credo che finisca in telecamera. No, dai, finisce. John, hai qua per te Alessandro. Tortura da dovere. Allora, con lui devo fare le mie solite domande cattive oppure... Senti, stasera è una serata importante, ok? Tra l'altro una curiosità me la devi levare, perché io sono l'uomo delle curiosità. Ho spulciato tutta la settimana per cercare di capire i vostri segreti, perché non stavate dicendo niente, e ne ho scoperti tanti, però il tuo nome è stato annunciato dopo, come mai? Allora, a parte che inizialmente sembrava che Omar non volesse un altro chitarrista, non era ben chiara questa cosa. Ad ogni modo Marco Pendola mi ha chiesto comunque almeno temporaneamente di sostituire, cioè per quanto Omar non era qua fisicamente, di sostituirlo nelle prove, e poi parlando con Omar invece è uscito fuori che invece non era stato forse uno svarione momentaneo, non lo so, però poi alla fine anzi direi che ha apprezzato molto. Oltretutto ho avuto modo, essendo che io sono uno abbastanza creativo, no? Sono sempre in movimento. Omar, io ho un'altissima stima di lui, non solo come musicista ma anche come compositore. Anche come persona. Una persona meravigliosa, assolutamente. Però facci caso, i Timoria erano lui. I suoi dischi da solista, cioè è lui, capisci? L'anima è lui. Lui ha sempre scritto musica e testo, cioè il contenuto è lui. Io ho una grandissima stima di lui. E ci sono un paio di pezzi, tra cui Genova, che è una delle canzoni che lui reputa una delle più importanti per sé, che a me piace tantissimo, e gliel'ho un pochino riarrangiato, no? Ah, umilmente stasera, durante il check, gli ho detto: ti faccio sentire cosa ho fatto. Ascolta, io te la faccio sentire, se ti piace la famo, se non ti piace la facciamo come sul disco, non c'è nessun problema. Lui ha sentito, anzi ha sgranato gli occhi, è proprio piaciuto, si è visto che era proprio, non so come dire, cioè proprio... Beh, Omar è un creativo, secondo me la tua creatività, che io conosco bene, adesso al di là degli scherzi, poteva piacere. Questo denota anche però una certa umiltà da parte sua, cioè... Anche da parte tua, che gli hai detto io ho fatto questo. Sì, vabbè, sicuramente sì, però lui è il big, no? Sì, sì. Cioè, non tutti i big si fanno dire, oh sai, vorrei farti... Lui invece è proprio, essendo una persona molto accomodante, uno che si mette proprio a tuo agio, è molto bello. Se ma, tra l'altro io penso il fatto che comunque abbia coinvolto te e altri carissimi amici, siete tutti musicisti validi per carità, però credo che una persona che apra le porte a questo tipo di discorso non si trovi tutti i giorni. Comunque Omar è un nome nella musica italiana che ha fatto, è la storia del rock italiano. Direi proprio di sì, proprio di sì. Ed è splendido suonare con lui, perché i pezzi sono belli, è bello ascoltarli, è bello cantarli, è bello suonarli, sono coinvolgenti. E poi lui, ripeto, è una persona meravigliosa, cioè non è uno che ti mette pressioni di qualche tipo, ti lascia molto a tuo agio, ok? Cioè è uno molto umile in quel senso, no? Vuol sentire la musica come esce fuori, non arriva il comando bacchetta, è una cosa che apprezzo tantissimo, perché comunque tira fuori il lato umano dell'artista. Beh, perché esatto, perché lui è un artista, quindi tutto ciò che è espressione per Omar è lì, non c'è niente da fare. È umanità. Allora, con questo mi ha fatto piacere fare due chiacchiere davanti al microfono, poi le facciamo davanti alla birra. Grazie a te, ciao Ale. Ciao ragazzi, ciao Genova.